Volevo introdurre in questa chiacchierata il progetto del team Kimco Oral Cruciani. Kimco è un colosso taiwanese che produce più di 1 milione di veicoli all'anno. Kimco è un produttore di motocicli, cioè ha nel suo DNA la capacità di produrre veicoli di qualità a prezzo eccezionale. Non ha come DNA la capacità di fare moto da corsa, perché non è nel loro DNA. A Taiwan Valentino Rossi non sanno nemmeno chi è. In Italia invece lo sappiamo bene, sappiamo che le corse sono importanti, sappiamo che il pubblico le segue con grande passione e sappiamo anche che è uno dei metodi più semplici per migliorare la qualità del prodotto. Durante gli anni abbiamo conosciuto alcuni partner di eccezione, quali per esempio il partner Oral Engineering, che ci ha coinvolto in alcuni piani di produzione e miglioramento del prodotto Kimco. Parlo sempre di prodotto. Loro, da bravi modenesi, sono appassionatissimi di corse e hanno sempre spinto l'ingresso di Kimco Taiwan nel mondo delle corse. A forza di insistere ce l'abbiamo fatta. Quest'anno debuttiamo col team Kimco Oral Cruciani in questa avventura che è il CIV Moto 3, con una motocicletta che è stata sì creata in Italia ma assolutamente seguita dalla casa madre taiwanese con molto interesse per due aspetti. Un aspetto è sicuramente l'aspetto prestazioni, motori e quindi motori 250, 4 tempi che sono sempre più il futuro. L'altro aspetto è sicuramente il telaio in alluminio che sarà sicuramente una dotazione futura di tutti gli scooter della casa taiwanese. E quindi per me è un onore introdurre questo team perché è la prima volta che appare in una competizione italiana. Il debutto nel CIV è stato importante perché garantisce, oltre a circuiti di qualità, anche altissima competizione. Crediamo molto nel progetto di sviluppo della motocicletta nel CIV italiano. Abbiamo dedicato particolare attenzione alla scelta dei piloti. Abbiamo due piloti molto giovani, un quindicenne che è Fabio Di Giannantonio di Roma e un bergamasco di soli 17 anni che è Stefano Valtolini, nel quale crediamo davvero.